rivoluzione silenziosa che è cominciata con lo spazio comunale di Piazza Forcella 2 o 3 anni fa, con le donne di Femminile Rurale, con i laboratori dei bambini, con poi con la biblioteca Annalisa Durante, cioè, con pazienza, con determinazione, con generosità, con bontà, ecco, mano a mano tutto questo cresce, la Napoli che si prende cura soprattutto dei suoi bambini, dei bambini che sono il nostro futuro, la parte più esposta. Lo spazio per i bambini, intitolato ad Annalisa Durante, riapre. In via Forcella, di fronte al teatro multifunzione Piazza Forcella, viene restituito ai giochi grazie al lavoro in comune svolto dall'assessorato alla cultura con l'associazione Annalisa Durante, i maestri di strada e Assogioca. Come per Piazza Forcella, anche questo sarà un luogo aperto alle collaborazioni culturali e associative e alle proposte ed attività dedicate specificamente all'infanzia, a partire da questo Natale, con un programma che comprende laboratori di lettura, disegno e musica, oltre alle visite alle due mostre sulle storie di bambini all'Annunziata e sulle storie di giocattoli al convento di San Domenico Maggiore, organizzate nell'ambito di un Natale a Napoli che quest'anno è stato dedicato proprio ai più piccoli. E quindi oggi c'è la prova di questo, c'è la prova di tante persone che non sono scoraggiate, si sono messe in gioco, hanno saputo magari fare anche autocritica, perché se un luogo apre e poi chiude evidentemente qualcosa non ha funzionato. Quindi oggi prendiamo l'impegno, perché ovviamente non accada mai più questo, che quindi questo non sia un giorno di speranza ma un giorno di certezza. Poi ci tenevamo a dirvi che ogni conquista economica è sudata, come i soldi trovati per la Durante, nell'ambito della Ristoria, altre scuole che abbiamo finanziato in questi giorni, e quindi la sfida è riconsegnare e poi difendere, perché un'altra sconfitta è quando apri uno spazio alla città, apri una scuola, apri un parco giochi e poi viene vandalizzato. Questa è un'altra sfida che la città deve vincere. Basta la notizia bella con poi quella brutta che va a violentare la conquista che con tanta fatica i bambini, le famiglie, la comunità scolastica e la città si è conquistata. Oggi è un bel giorno, perché qua è un luogo di testimonianza, Giannino Durante, Annalisa, l'associazione, i bambini, la ludoteca, la scuola, Forcella che si sta animando di turisti, c'era qua con noi poco fa Nino D'Angelo, un'altra sfida vinta che una certa politica aveva portato alla chiusura del Trianon, e con mille fatiche si riapre, che può portare alla riconquista di Piazza Calenda, e così la battaglia sul Castel Capuano. Insomma, questo per dirvi che noi effettivamente di soldi ne avremo pochi, qualcosa ci stiamo andando a prendere, ma quello che non ci manca è la voglia di lavorare, il grande amore per questa città, la scelta di rimanere a vivere e lavorare tutti insieme, perché questa logica di lavorare insieme sta facendo moltiplicare anche i pochi spiccioli che in questa città ci sono. Questo ce lo stanno riconoscendo, e poi anche con l'onestà che sta contraddistinguendo Napoli in questo momento. Guardate, il fatto di poter camminare, una città che va a testa alta di fronte a un dilagare continuo di scandali, questa è una città che si è rialzata da sola, nel senso che noi non dobbiamo dire grazie a nessuno, né a un segretario di partito, né a un presidente del consiglio, a nessuno. Dobbiamo dire grazie solamente ai napoletani che ci hanno creduto e a noi che non abbiamo mollato nei momenti difficili. Lo facciamo per noi, perché noi stiamo qua e quindi questa è la nostra comunità.